Salve a tutti, bentrovati, bentornati alla nostra rassegna itinerante filosoficamente. Sono molto lieto di poter cominciare quest'anno nuovo proseguendo il seminario organizzato ovviamente sempre a nome del corso di laurea in filosofia con un intervento prezioso del professore Ennio De Bellis che oggi ci parlerà di logos e polis alle origini della civiltà occidentale. Cercherò di essere breve fra i vari titoli che il professore ha, oltre a insegnare da noi da tanto tempo storia della filosofia e istituzioni in particolare. Il professore è direttore del Centro di Ricerche sulla tradizione aristotelica nel XV e XVI secolo e membro della Commissione Didattica Nazionale della Società Filosofica Italiana, fra l'altro è un membro importante della commissione stessa, e in realtà il factotum della Società Filosofica Italiana che è diretta dal professore Fazio. Vi ricordo che ovviamente questo seminario fa parte del ciclo filosoficamente, ma per quello che riguarda gli insegnanti, permettetemi di ricordare che viene annoverato nel paniere dell'offerta didattica del corso Sofia Miur, e quindi è importante che voi firmiate il registro delle presenze, che voi docenti firmiate il registro delle presenze affinché io possa registrare, insomma, anche questa. Nulla, non mi rimane che ringraziare il nostro relatore, prepararvi a questa mezz'oretta colloquiale su il tema che ci viene proposto, e al termine della relazione del professore avrete l'opportunità di porre le domande come al solito. Io riaprirò la chat. Vi ricordo soltanto un'ultimissima cosa, che a causa di problemi tecnici dovuti sia a quanto disposto dall'ultimo decreto presidenziale, vale a dire le nuove norme e le nuove regole, le nuove zone, eccetera, eccetera, abbiamo dovuto rimandare di un'ora l'inizio del seminario per venire incontro soprattutto alle richieste dei docenti. Ecco, l'abbiamo fatto volentieri, speriamo che questo abbia agevolato docenti e studenti e che non abbia creato, insomma, dei disguidi. Un'ultima cosa, l'appuntamento di giorno 18 con il professor Agostini è ovviamente confermato. Vi dovrò fornire nuovamente il link, perché proprio a causa di questi spostamenti purtroppo la piattaforma ha dato qualche problema, quindi vi invierò a brevissimo il link di collegamento diretto al prossimo seminario. Allora, permettetemi di salutare però l'amico, il professore Ennio De Bellis, di dirgli grazie per essere qui e di ascoltarlo con piacere sulla sua relazione. Prego Ennio, grazie. Mi sentite? Pronto? Ok. Allora, buonasera a tutti. Sono Ennio De Bellis, sono io che ringrazio il professore Shirashi di avermi invitato, di avermi coinvolto a questo seminario che, come dicevo, è un'occasione che io ho preso, diciamo, colto con grande affetto, veramente con grande affetto e felicità, e poi anche ho appreso che questa iniziativa del professore Ciraci ha avuto, insomma, un grosso riscontro, anzi si sta allargando sempre di più, e questo non può farci che piacere. Non può farci che piacere perché? Perché in fondo, come vedremo adesso dal proseguo del nostro discorso, in realtà noi in particolare qui nell'Italia meridionale in generale, e nel Salento e nell'area ionica salentina, adesso ne parleremo meglio, in realtà andiamo a recuperare quelli che sono le nostre origini per molti versi, cioè noi in realtà dovremmo recuperare più profondamente il senso che l'Italia, tutta l'Italia, diciamo, e tutta l'Italia in generale, ma soprattutto l'Italia meridionale, quella, diciamo, o comunque quella greco-romana,
è proprio la culla della civiltà a tutti gli effetti. E quindi il senso della polis, che è poi l'argomento che mi è stato richiesto, è strettamente ovviamente connesso non solo al senso storico, ma proprio al senso dello sviluppo del pensiero, cioè pensiero, società e civiltà sono delle dimensioni che procedono insieme. E se andiamo ad esaminarle per davvero, se noi andiamo ad esaminarle per davvero, ci rendiamo conto di come noi dovremmo veramente essere, diciamo, essere fieri e soprattutto essere orgogliosi diciamo, di questa posizione che è storica, prima di tutto, poi è ovviamente anche geografica, ma soprattutto culturale. Cioè, in realtà, adesso che con l'aiuto del professore Ciraci, vi metto diciamo, la slide, a disposizione la slide. Quando noi, se tutti noi adesso abbiamo l'occasione di guardare la colonizzazione, tutte queste indicazioni di carattere rosso, ci rendiamo conto della colonizzazione greca, di quella che è la colonizzazione greca. Attenti. Quando noi parliamo di Magna Grecia, non è questa la Magna Grecia. La Magna Grecia è una colonizzazione successiva, cioè quella colonizzazione che quando le dimensioni politiche, che saranno quelle di Atene, quella di Sparta, quella poi anche di Tebe da una parte, ma anche in maniera successiva quelle Macedoni, prenderanno il bacino del Mediterraneo. No, adesso noi stiamo parlando della Grecia in senso proprio, cioè quando noi parliamo di Grecia non dobbiamo tenere in mente il concetto di Ellade, cioè se noi prendiamo, quando Aristotele parla dei greci, lui parla degli italicoi e degli ellenicoi. Ellenicoi sono quelli che stanno nella penisola ellenica, italicoi quelli che stanno, come possiamo vedere, nell'Italia meridionale, E infatti, come potete capire con una certa facilità, quando noi parliamo di Grecia, cioè della culla della civiltà, noi stiamo parlando non della penisola ellenica, cioè degli ellenicoi, ma dei greci in senso vasto. E infatti, se noi andiamo a esaminare, dove nasce il pensiero, cioè dove sono posti i cosiddetti presofisti, che anche infatti non diciamo più presocratici, che sono categorie, come sapete, storicamente passate, i presofisti, beh, non ce n'è uno che sta nella penisola, che è posizionato nella penisola ellenica. Invece sono tutti posti o sulle coste. Non so se potete vedere il mio indicatore, non so se riuscite a vedere anche il mio indicatore, chiedo al professore Ciraci. Sì, se lo fai scorrere dovrebbe vedersi. Ecco, allora, come vedete, se io vado a vedere, vedo che tutti i presofisti, cioè la civiltà greca, nasce dove? A Colofone, ad Efeso, a Mileto. E andando nell'Italia, cioè dove stiamo esattamente noi, in quella che è la zona popolata esattamente dagli ioni, cioè sono le Crotone, abbiamo Taranto, Callipolis, cioè voi vedete praticamente, avete l'opportunità di vedere che basta ricordare, no? Cioè noi abbiamo come prima scuola di pensiero, la prima in assoluto, qual è? Sappiamo quella degli ionici di Taleta, Anassimandro, Anassimene. Poi quale abbiamo? La seconda, storicamente la più importante ovviamente, delle prime. Quella dei pitagorici, dove ha sede? A Crotone e Taranto.
Crotone e Taranto. Cosa c'è qui? Il mare Ionio, cioè il mare degli Ioni. Poi dove è l'altra grande scuola? L'altra grande scuola fondatrice? Elea, cioè di nuovo nell'Italia meridionale. Quindi quando noi parliamo della Grecia non dobbiamo confonderci della Grecia antica, non dobbiamo pensare a una realtà chiusa nella penisola che appunto ellenica, che come potete vedere ellenica, ma in una realtà molto molto più ampia che prendeva già in prima istanza, che comprendeva già in prima istanza le zone dell'Italia meridionale, cioè la culla del pensiero filosofico globale, perché poi questo è occidentale e poi tramite lo sviluppo della scienza anche globale, esattamente nelle nostre terre, come potete vedere con gli occhi vostri, non sto parlando, diciamo. Queste che vedete in rosso sono le colonie ioniche. Ioniche, che significa? Significa che a differenza degli altri popoli, gli ioni avevano una caratteristica specifica. Una caratteristica che noi adesso diremmo di svantaggio economico operativo in termini economistici, si dice svantaggio economico operativo. Cioè, mentre gli altri avevano una terra e quindi sviluppavano la loro civiltà su una terra e quindi su delle risorse garantite, i famosi asset. Tutti gli altri avevano degli asset, i poveri ioni asset non ne tenevano. Perché? Perché gli ioni sviluppano la loro civiltà in tutte le varie isolette greche. Chi ha visto, chi è andato in Grecia qualche volta o ha visto dei documentari sulle isolette greche, vede che sono posti meravigliosi, certamente, ma senza alcun tipo di risorsa. Ora, quello che sembrerebbe un enorme svantaggio economico operativo si è trasformata nella culla della civiltà occidentale. Perché? Perché se voi ricordate, come inizia il grande poema omerico? Il grande poema omerico inizia con l'ira del pelide Achille, che infiniti addusse, canta mio diva del pelide Achille, l'ira funesta che infiniti e lutti addusse agli Achei. Questa è la versione montiana, ovviamente. Cioè, e gli Achei chi erano? I Micenei che sono i protagonisti di quello che noi chiamiamo il famoso medioevo greco. Allora, questi chi sono? Achei. Dove, quale mare loro colonizzano? Il mare Acheo, che noi chiamiamo adesso Egeo, però quello si chiamava Achaion, in realtà Acheion si dovrebbe dire, perché in realtà si è sempre detto ma questo è un altro discorso ancora più sofisticato, Acheion Ponton, cioè il mare degli Achei. Che è successo? Che costoro, creando questa civiltà così potente, hanno spinto gli ioni dove? Sulle coste, li hanno praticamente un po' polverizzati sulle isole, cioè li hanno spediti sulle coste dell'attuale Turchia, dove loro hanno trovato l'unica testa di ponte di tutta la loro storia. Questa testa di ponte, voi lo sapete come si chiama, la sanno tutti, Ilion. Ecco. Noi, detta poi da Virgilio, Troia, è presa questo nome Troia, Ilion. Allora che cosa successe? Che gli Ioni, questo popolo, si trovò
siccome sapete tutti com'è finita, no? La guerra di Troia, grazie a Ulisse, è finita con lo sterminio dell'unica zona in cui i poveri ioni erano riusciti in qualche maniera a farsi forza. E allora che è successo? Che loro si sono a un certo punto sparsi in una serie di isole. Non solo, ma loro hanno cambiato la loro struttura, cioè non sono diventati da popolo stanziario a tutti gli effetti un popolo che è diventato del tutto commerciale, cioè un popolo che non potendo contare su risorse di carattere, non potendo avere le terre, non potendo avere un esercito, non potendo avere risorse prescritte, un altro termine economico, risorse prescritte, e si è spostato sulle risorse ascritte, cioè appunto gli asset dall'inglese significa inutile scendere, però. Sono risorse ascritte, cioè risorse che uno si cerca, si deve cercare perché non ce l'ha, ecco, perché uno non ce l'ha e se le deve procurare. E allora che cosa è successo? Che mentre tutti gli altri popoli, avendo una loro, avendo delle risorse, potevano avere delle strutture che fossero in qualche maniera fisse, gli ioni no, gli ioni invece dovevano creare una serie di porti che, come vediamo, prendono tutto il Mar Nero. Guardate, guardate ragazzi, guardate, tutto il Mar Nero prendono e poi prendono tutto l'Egeo. Però, come vedete, sono tutte posizionate, tutte e sono esclusivamente dei porti. Sono tutti dei porti praticamente. Perché? Perché il cuore del loro pensiero, della loro attività era il commercio. Ora, voi sapete benissimo che il commercio non è solo un commercio, uso il termine dantesco, no? Commercium, che non significa transazione economica, ma significa scambio, cioè con mercare, cioè scambiare determinati oggetti. Ora, questo scambio non è solo uno scambio, ovviamente. di merci che servivano ovviamente, ma è soprattutto uno scambio di idee. Allora, praticamente questo popolo si trova tutto un tratto proiettato in un'altra dimensione, cioè in una dimensione che l'Italia avrebbe recuperato soltanto nel 1200 d.C., cioè nell'età dei comuni. Ora, questo popolo chiaramente, siccome è diviso in tante realtà diverse, crea delle entità di popolo, donde viene appunto polis, che appunto è l'origine poi della parola latina populum. E creano tantissime polis. E qual è la caratteristica di queste polis? La caratteristica di queste polis è la loro indipendenza. Ogni polis ha una sua indipendenza, una sua autonomia. E perché può avere questa autonomia? Perché è strutturata su un pensiero di carattere diverso. Adesso mi prendo questi 15 minuti esatti che mi mancano per farvi capire la differenza che c'è tra il pensiero siccome mi è stato chiesto di impostare su un discorso di carattere sociopolitico, benissimo, a me fa molto piacere questa proposta perché vi faccio vedere la differenza di un'impostazione di carattere sociopolitico statico e un'impostazione di carattere sociopolitico dinamico. Allora, mettiamola così. Allora, vediamo tutti gli altri popoli che stanno intorno in questo momento. Ci sono gli ellenici, che in questo momento sono gli achei, o che poi sarebbero stati i dori, o meglio gli spartani. Popoli statici, stanno lì, fermi. Gli traci, uguali. Gli illiri, uguali. Gli italici, quelli del nord, uguali. Tutti i popoli che, come potete vedere, sono tutti popoli stanziali. Perché stanziali? Perché loro hanno una terra, devono difendere questa terra,
per poter difendere questa terra, devono bloccare a tutti gli effetti lo sviluppo sociale. Perché? Perché chiaramente se io devo chiudere le mura, se ho delle mura chiuse, allora io non posso permettermi che un calzolaio, il figlio di un calzolaio non faccia il calzolaio, perché se no mi mancherà il calzolaio nella mia città. Non posso permettere al figlio di un soldato di fare il soldato se non mi mancherà un soldato, e a un contadino di fare il contadino se non mi mancherà un contadino. Ecco, questa struttura si chiama struttura feudale ed è la struttura del feudalesimo greco. Ora, questa struttura del cosiddetto feudalesimo greco, non dico medioevo greco, ragazzi, attenti, molti libri parlano di medioevo greco, ma è improprio, anche perché il concetto di medioevo è molto più complesso. Parliamo in termini storico-politici, perché questo è stato chiesto, di feudalesimo greco. E infatti è così. Tutti gli altri popoli, quindi, che cosa hanno? Hanno una struttura statica, immobile. Se io ho una struttura immobile e statica, allora che cosa avrò? Avrò una struttura intanto piramidale, quindi non a polis, non c'è libero pensiero. Perché? Perché non c'è spazio, ci sono solo ognuno deve stare al suo posto, ma se ognuno deve stare al suo posto, anche ogni idea deve stare al suo posto, ogni espressione, ognuno deve stare al suo posto, no? Come si suol dire, sei stato impertinente, non sei stato al tuo posto. E perché là necessariamente ognuno doveva stare al suo posto, ma se ognuno doveva stare al suo posto, allora che cosa succedeva? Che ogni entità politica non aveva alcun movimento. Non avendo nessun movimento, allora non c'era nessuna necessità di passare allo stadio successivo. Qual è lo stadio successivo? Quello dell'astrazione. Ora, appunto, il pensiero e la scienza e la filosofia, che sono la stessa cosa, filosofia fino al 1700, come tutti sapete, significa sia filosofia che scienza. Ora, il pensiero nella sua totalità era fermo, cristallizzato. Fermo e cristallizzato in questo feudalesimo greco, bloccato da queste strutture che prevedevano che ci fosse una casta sacerdotale, che ci fossero delle norme che non era neanche necessario scriverle, perché se si è pochi e si sta in una struttura, allora perché devo scrivere? Non ho bisogno della scrittura, perché si tramandano a voce di padre in figlio. Ho bisogno del denaro? No, perché se io sono in una struttura molto limitata, allora io ho il baratto, io ho una pecora, te la porto. Mi mancano 8 galline, tu mi dai 8 galline. E ho bisogno quindi non ho bisogno di leggi, non ho bisogno, perché ho la tradizione, non ho bisogno di denaro, non ho bisogno di scrittura. Che cos'è il denaro? Che cosa sono le leggi? Che cos'è la scrittura? Se non il primo passo dell'astrazione? Esattamente. Allora, questi hanno dovuto fondare, non hanno avuto la necessità, tutti gli altri popoli, di fare un passo avanti, perché avevano una società ferma. Gli ioni, invece, che cosa hanno dovuto fare? Non avevano terre, non avevano risorse, e quindi che potevano fare? Solo commerciare. Ma se tu commerci, e mica ti puoi portare dice io ho una pecora, benissimo, allora portami 10 pecore, che le porti per tutto il mare, che poi ti ritornano 40 galline, impensabile. E allora chiaramente cominciò a svilupparsi il concetto di moneta. Cos'è la moneta? La moneta, che è alla base della polis, infatti sapete benissimo che si dice che una realtà politica diventa tale nel momento in cui batte moneta. Infatti le polis si chiamano polis nel momento in cui creano la moneta. E che cos'è la moneta? È una forma di astrazione. Cioè io non ti do una gallina, non ti do una pecora, prendo 10 galline, ma ho il valore della pecora, che appunto poi si chiamerà esattamente pecunia, in una moneta che può essere d'oro o d'argento.
E solo in questa maniera io potrò commerciare con popoli lontanissimi soltanto nel momento in cui potrò creare questa astrazione. Non basta. È ovvio che se io sto fermo nel mio campo, nessuno me lo toglie, ma se io sono un commerciante che se ne deve andare in continuazione, si sposta in continuazione, e allora io devo poter scrivere da qualche parte qual è la terra mia, se no dopo me ne sono andato e ci ritorno. La riprova più storica, voi sapete qual è, quella proprio di Ulisse, no? Che appena se ne va subito arrivano i principi a dar fastidio alla povera Penelope, no? Quindi, allora io nel momento in cui sono un commerciante e devo andare via, mi devo allontanare dalla mia terra, poi nel momento in cui torno, di che cosa avrò bisogno? Immediatamente di avere qualche cosa di scritto per dire, signore, questo è mio. Allora comincia l'esigenza della scrittura. E solo questa? No, c'è un problema in più. Perché io devo anche misurare. Perché io devo anche misurare quello che è mio. E allora nasce l'uso del numero. Questo io purtroppo ho pochissimo tempo, quindi in 30 minuti io non posso darvi l'idea. Però se voi pensate che questo grado di astrazione diventerà proprio nelle nostre terre, cioè tra Crotone, Sibari, Taranto e Calipolis, cioè la nostra Gallipoli, la base del pitagorismo, il pitagorismo è quello che ha posto per la prima volta nella storia del pensiero occidentale, l'importanza del numero e che rappresenta quindi il primo grande stadio dell'astrazione, perché basa tutto il primo passo e il primo grande passo del pensiero. Tant'è vero che quando Galileo andrà a recuperare il pensiero matematico, lui, la prima persona che citerà, guarda caso, sarà esattamente Pitagora. E Archita, guarda un po'. Allora, che significa? Che il pensiero occidentale, che di fatto la matematica del pensiero moderno ovviamente è molto diversa dalla matematica del pensiero antico, perché la matematica del pensiero moderno è la matematica computazionale, la matematica del pensiero antico è una matematica strumentale. Ma a parte questo, noi il primo passo della fondazione della civiltà occidentale lo abbiamo proprio nelle nostre terre e a seguito di un popolo di estrema intelligenza, ma anche che è nato si è trovato in una situazione di svantaggio operativo. Ora, questo svantaggio operativo è stata la culla della nostra civiltà. E quelle che vedete in rosso sono tutte le colonie degli Ioni. L'altra grande colonia degli Ioni, la sapete benissimo, si chiama Atene. Atene diventerà la più importante colonia degli Ioni e la base operativa della filosofia antica occidentale. Ora, io ho potuto soltanto in questo darvi qualche indicazione, ma io spero almeno di essere stato utile per darvi l'idea del fatto che prima di pensare alla nostra terra solo come un'occasione di promozione turistica, dovremmo pensare che noi possiamo offrire molto di più che una delle occasioni turistiche, perché noi siamo la culla della civiltà occidentale. Grazie. Grazie moltissimo al professore De Bellis, all'amico Ennio. E permettetemi di farvi osservare soltanto alcune cose. Io nel frattempo che riceviamo le eventuali domande, come di consuetudine, interloquisco con il professore e mi prendo questo vantaggio. Avrete notato il riferimento continuo all'etimologia. Io non ho voluto dire troppe cose del professore perché per umiltà lui mi ha vietato di dirle, però mi corre l'obbligo di ricordare che il professore, voglio dire, sa perfettamente parlare il greco moderno, ovviamente conosce molto molto bene il greco antico, ha fatto lezione su Aristotele, all'Aristoteles di Atene, oltre che fare lezioni anche in Inghilterra su questi temi.
Quindi insomma, capirete che c'è una certa esperienza e anche una certa consuetudine, frequentazione delle pagine degli antichi greci. E, io approfitterei, se posso, per fare una piccola domanda al professore, che è la seguente: e ci ha dato l'idea, ad eccezione fatta del popolo, della popolazione, direi più che altro ionica, di una struttura piuttosto, come posso dire, rigida, ecco, della società del tempo, che sembra un poco confliggere con l'idea che si ha degli antichi greci, che fra loro continuavano continuamente a commerciare in queste più di 1200 isole, no? Al punto tale da avere una necessità, la necessità di una coinè, cioè di una lingua comune. Allora, come si... 2132 porti, 2132 porti. Caspita, una cosa impressionante. Cosa Come si impressionante. concilia questa dimensione statica, che ha anche dei nomi molto precisi in greco, per dire polis, per dire la città, per dire il terreno di prossimità? In Platone questi termini vengono tutti contemplati. Questa è la prima domanda, e come si concilia con il dinamismo interno. E la seconda, che credo che sia di interesse anche rispetto ai temi che abbiamo dibattuto negli scorsi seminari, e che provvederemo poi a dibattere in quelli successivi, è la questione della divisione gerarchica interna alla società. Si ricorda molto spesso, però qui vorrei che ci dicesse qualche cosa il professore De Bellis, il fatto che per Aristotele sia giustificata la schiavitù. Ricorda, e qui vorrei proprio che il professore ci dicesse, che la schiavitù non voleva dire che si trattassero gli schiavi come degli animali, che è ben differente dalla schiavitù della tratta atlantica, eccetera, eccetera. Però cedo la parola a chi ne sa più di me, al professore, e chiedo che nel frattempo voglia rispondere a questi due quesiti. Grazie. Sì, allora, tanto voglio soltanto così rapidamente ricordare che nel momento in cui noi parliamo degli ioni, noi stiamo, diciamo, parlando della civiltà che viene prima. Stiamo parlando del settimo secolo, del settimo-sesto secolo avanti Cristo, cioè stiamo parlando di prima, di quando ancora Atene era esclusivamente un porto, era solo un porto, e dove nella penisola dell'Eubea, che si chiamava Iuvia, ovviamente, perché si chiamava Iuvia? Perché era il posto dove si precipitavano coloro i quali sfuggivano addirittura ai sacrifici. Quindi, che cosa significa questo? Significa che noi stiamo parlando di un momento che in realtà ha un'origine anche storica ben precisa, che è la seguente, è l'origine. C'è una data, 776, 776, che sono i giochi olimpici. Ora, con questa data è stata anche proposta, faccio questa parentesi perché me l'ha ispirato il professore Ciraci, ma anche perché ha a che fare con questioni di carattere informatico, perché, come sapete, il professore Ciraci, in realtà è lui che mi aggiorna su tutti gli sviluppi dell'informatica. E allora io ricordo che una lezione che lui fece interessantissima fu appunto sulla cronologia informatica. Io sono andato a approfondire questa cosa. E la cronologia, ci sono dei casi in cui, per esempio, un cinese, un povero cinese, no? Che deve calcolare il tempo in base al cristianesimo. Beh, in realtà un cinese, se invece calcolasse il tempo come lo calcolavano gli antichi greci, si ritroverebbe. Perché? Perché nel 776 avanti Cristo non sono solo i giochi olimpici, che comunque una dimensione ormai accettata,
e che non crea problemi di carattere né ideologico né politico. Ma il 776, cioè l'VIII secolo, è anche l'inizio della società assiale, del cosiddetto periodo assiale, come per una specie di armonia prestabilita, popoli che non avevano nessun rapporto tra di loro. Cioè nasce il Confucio in questo periodo che va dall'VIII secolo al IV secolo a.C. Si sviluppa il buddismo in India, il confucianesimo, il taoismo, ma anche le società precolombiane. E quindi in realtà la civiltà sboccia tutto un tratto, sboccia intorno a questo periodo che infatti viene chiamato dagli Jaspers il cosiddetto, altro autore frequentato, il cosiddetto, il cosiddetto Evo Olimpico, cioè l'inizio di questa età assiale. Dice, che c'entra l'età assiale con le polis? È facile capirlo, perché la Grecia come tale non è, viene riconosciuta come penisola ellenica. La prima volta che fu chiamata Grecia, la penisola ellenica soltanto, lo fu da una persona ben precisa che si chiamava Pompeo, ma perché lui era andato lì a occupare Atene e a dire che lui era il proprietario, in questo caso, il governatore della Grecia. Ma gli ellenici non hanno mai pensato che la Grecia fosse soltanto la penisola balcanica. I greci hanno sempre pensato, peraltro la guerra, come sapete benissimo, tra Achei e Troiani è una guerra tra greci, non è che è una guerra tra greci e turchi. E quello è stato diciamo, un errore recente. Anzi, un errore voluto recente, quando i greci che odiano i turchi dicono che loro hanno cominciato a litigarsi con i turchi dai tempi delle guerre di Troia. Ma questo ovviamente non è vero, perché di fatto quella era ancora una guerra tra greci, e come sapete, le guerre i turchi sono popolazioni di carattere di origine mongolica che poi entrano nella. Con un linguaggio ben preciso che è quello ugrofinnico, quindi è una cosa successiva. Ma quello che ci interessa è esattamente questo, per rispondere al quesito che mi poneva il professore Ciraci. Allora, la questione è la seguente, cioè che quando noi parliamo di Platone, quando parliamo di Aristotele, noi parliamo di persone che sono cresciute in contesti che sono ancora dei contesti cosiddetti nobiliari. Cioè, Platone era una delle persone più in vista di Atene, era un latifondista. Anzi, per essere precisi, tranne gli Ioni, appunto, tutti i filosofi lo possono essere perché non hanno altre incombenze sostanzialmente. Attenti a questo. Quindi, o come nel caso di Aristotele, perché aveva la fortuna di essere addirittura il medico di Alessandro Magno, ma e quindi potenzialmente disoccupato, se non fosse altro perché Alessandro Magno è l'unico condottiero in tutta la storia dell'umanità che non ha perso una battaglia. Però tolto questo, loro a loro volta erano figli di una realtà, visto che l'impostazione delle date è politica, io ho studiato anche queste questioni di carattere politico al centro di Tessaloniki. E noi abbiamo studiato proprio queste origini che loro chiamano di koinè, cioè per i greci tuttora, non nell'antichità, tuttora. La cultura per loro è koinè, cioè etnikos odos, cioè percorso nazionale. Quindi anche per loro, allora come adesso, non c'è una grande separazione tra pensiero e attività politica, è tutt'uno, cioè non c'è società senza politica, non c'è politica senza società. E quindi queste strutture che sembrano un po' più rigide, infatti. E sembrerebbe un paradosso che un Pitagora ha negato la possibilità del un Pitagora, un Parmenide,
perdono la vita addirittura, perché liberano gli schiavi, e poi dopo 2 secoli dopo di loro si dice no, gli schiavi sono parte integrante, perché questi pensatori sono figli di una di delle di realtà diverse, anche se ne assorbono gli sviluppi. Quali? Quelli politici? No, assorbono gli sviluppi di carattere teorico. Tant'è vero che se voi prendete la prima storia della filosofia che sia mai stata fatta, che è il primo libro della metafisica di Aristotele, voi trovate lì i riferimenti che sono esclusivamente di carattere teorico, cioè è come se i filosofi dialogassero tra di loro come esclusivamente degli scienziati, ma non anche degli uomini politici, perché tutto quell'altro ambito appartiene a un mondo diverso che loro chiamavano il retoricos todos, il percorso della retorica. Perfetto, ci sarebbe un'altra domanda se posso approfittare. Ennio, posso ancora farti un'altra domanda? E poi possiamo anche chiudere, credo. Ed Sì. è proprio la giustificazione, io non voglio farti sfuggire alla prima domanda, è la giustificazione della schiavitù secondo Aristotele, perché la domanda è Ah, molto, molto sì. precisa. No, allora io colgo l'occasione per sottolineare un aspetto ben preciso. Sì. Questa è una cosa che in realtà io ho cominciato a studiare. E proprio su, diciamo, spinta del professore Ciraci, e vi spiego anche perché. Perché lui si occupa esattamente della questione del razzismo. E già l'anno scorso mi aveva detto: Ennio, per favore, vedi un attimo la questione del razzismo. E in Aristotele io mi sono messo ovviamente a studiare, perché chiaramente quando diciamo cose del professore Ciraci io le accolgo con grandissimo piacere, infatti sto con voi adesso. Allora io mi sono messo a studiarmi questa cosa, guardate che la questione è un po' più complessa, adesso entro in questioni un po' più delicate, però lo dico con grande piacere. Allora tenete presente che se io prendo non per i greci. Allora, quando noi siamo figli tutti quanti della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese dà una fraternité, égalité, come sapete tutti. Quindi mettere insieme égalité e fraternité, che cosa significa? Significa dare uguale dignità al ruolo e alla funzione. E invece la questione è diversa. Per i greci ruolo e funzione sono due cose separate. Grazie molte Ennio. Mi permetti anche di aggiungere non c'è nulla da aggiungere, ma mi permetto di fare una considerazione, come dire, a latere, che come ho avuto modo di spiegare qualche volta a lezione, sulle lezioni, insomma, che riguardano il razzismo, schiavitù e razzismo non sono sempre andate di pari passo nella civiltà, sono anche acquisizioni di coscienza. Prodotti, insomma, di carattere culturale con i quali noi ci confrontiamo e con i quali valutiamo a rebois, cioè guardando all'indietro anche ciò che invece deve essere valutato nel suo contesto storico e, come posso dire, nella sua collocazione storica. Quindi a me non rimane che ringraziare molto il professore De Bellis per questo suo bel seminario su Aristotele, ci ha catapultato molti secoli prima di Cristo, non soltanto su Aristotele, sulla cultura in realtà greca, sulla cultura anche che viene molto prima di Aristotele, perché abbiamo fatto un passo alle Olimpiadi del 776 a.C. e abbiamo visto anche come si sono mossi i nostri amici greci, per dirla con il titolo di un vecchio libro di greco. Quindi io non posso che ringraziarlo nuovamente. Vi do un altro appuntamento nuovamente al 18 di gennaio. Ricordo nuovamente che dovrò fornirvi il link, perché purtroppo per problemi tecnici è stato cancellato, e quindi vi auguro un buon proseguimento, chiudendo ovviamente ancora una volta con i ringraziamenti al nostro relatore. Molte grazie. Sono io che ringrazio il professore Ciraci e tutti voi. A Buonasera. presto, molte grazie a tutti, a presto.